Il Boa delle Caverne di Emilio Salgari. Tutta l'immensa vallata del Rio delle Amazzoni, bagnata dal più grande fiume dell'America meridionale, è coperta da foreste di una bellezza meravigliosa, che non hanno eguale in tutte le altre parti del mondo, ma che godono di una pessima reputazione per l'abbondanza straordinaria di rettili che si celano sotto quelle infinite volte di verdure. I boa più colossali si trovano là sotto, o sospesi ai rami degli alberi, dove aspettano il passaggio di un animale o di un indiano per lasciarsi cadere ed avvolgere fra le loro spire la preda. E vi si trovano anche i più sottili e i più piccoli serpenti, lunghi quanto una sticciola da scrivere, e non di meno pericolosi, e forse più dei grossi, perché velenosissimi. Guai all'imprudente che si caccia sotto quelle superbe foreste senza essere armato di un buon coltellaccio o di una sciabola da guastatore. Non esce più vivo e muore o stritolato fra le spire terribili dei boa o fulminato dal veleno dei serpenti corallo, contro i cui morsi non v'è nessun antidoto. Alcuni anni or sono, una profonda commozione si era impadronita dei piantatori della fazenda di San Felipe, appartenente ad un ricco brasiliano che si era dedicato alla proficua coltivazione del caffè. Alcuni negri che si erano recati nella vicina foresta a raccogliere legna secca erano tornati mezzi morti di paura, raccontando di aver incontrato un serpente così lungo e così grosso da non potersene trovare l'eguale. Don Manuel Herrera, il proprietario della fazenda, avvertito di quel terribile incontro e temendo che i suoi lavoranti, quasi tutti schiavi negri, abbandonassero la piantagione, aveva chiamato i boscaioli, essendo poco disposto ad ammettere che avessero realmente veduto un rettile di tali dimensioni. Aveva già veduto più volte dei serpenti mostruosi e anche parecchi ne aveva uccisi, ed aveva udito parlare dagli indiani di un mostro immenso chiamato Giloia, che abitava particolarmente i pantani delle savane o paludi e talvolta certe caverne situate presso le rive delle Amazzoni. Quando i quattro boscaioli, condotti dal capataz, ossia l'intendente della fazenda, comparvero dinanzi a lui, quei poveri diavoli tremavano ancora in modo da far compassione ed avevano gli occhi ancora sconvolti dal terrore.